la vincitrice del premio Racalmare 2017, una grande esperienza, un grande libro, una storia particolare che parla appunto di diversità, la storia di Lucia. È una donna vissuta nella Sicilia di metà Ottocento che ha una malattia segreta che la bolla come pazza, come babba, ma in realtà è una donna intelligentissima, solo ammalata di epilessia. Eppure, nonostante questa fragilità, riuscirà ad essere l'eroina inconsapevole dei moti rivoluzionari del 1848. Il premio è stata un'esperienza di accoglienza fuori dall'ordinario, davvero una città che si apre alla cultura in una maniera assolutamente caratterizzata dalla grande condivisione, un'esperienza molto felice, direi, ecco, calda, familiare anche, affettuosissima, sì. L'abbiamo organizzato in poco tempo, ho coinvolto una quantità infinita di persone perché la serata finale questa sera è stata preceduta da altri eventi. Abbiamo avuto degli incontri culturali che trattavano i temi di Luigi Pirandello, di Sciascia, abbiamo avuto film, abbiamo avuto rappresentazione teatrale sempre pertinenti a Pirandello o innovative come quello di Giovanni Volpe, ma soprattutto quello di cui sono orgoglioso è il fatto che ho coinvolto tanti talenti locali prima non conosciuti. È un premio Racalmare che non muore. Assolutamente. Assolutamente non può morire perché nella coscienza, nella voglia, nel desiderio, nell'interesse di tutti i grottesi, che magari si mostrano freddi all'inizio, ma poi, come a lei avrà potuto constatare, c'è una grande partecipazione. Questo premio è anche la mia storia. Come ho ricordato in diverse occasioni, nel 1980 ho avuto il piacere, essendo consigliere comunale, di istituire questo premio, di avere conosciuto il maestro Nanà, e come diceva lui, questo deve essere un premio tra la gente e in mezzo alla gente. In questa manifestazione ci siamo riusciti, abbiamo fatto, o meglio realizzato, una serie di iniziative nei punti strategici della nostra città, nelle belle location, la Torre del Palo, all'Auditorium San Nicola, dove abbiamo incontrato la gente, dove abbiamo discusso di letteratura, ma la cosa fantastica è che abbiamo coniugato, oltre alla letteratura, anche lo spettacolo. Abbiamo intercalato anche la proiezione di un film di un nostro concittadino regista. Praticamente si sono intercalati in questo mix cultura, letteratura e spettacolo. È un premio Racalmare che non si ferma e continua a vivere nella città di Grotte. Sì, è un premio che vive fortemente nella città di Grotte. Come diceva il maestro Nanà, questo è un premio che si fa a Grotte e per questo è diverso. È diverso perché è partecipato e sentito dalla gente. Ormai è entrato nella cultura della tradizione grottese e senza il quale Grotte non può sicuramente farne a meno.